Fantastici quegli anni, questo è il titolo del libro di Franco Duranti che è stato presentato presso l'Enoteca regionale oggi. Un tuffo nel passato della Jesi di qualche anno fa con ricordi di luoghi ormai scomparsi ed abitudini di cui si è persa traccia. In questo libro possiamo trovare innanzitutto la vita cittadina di quegli anni io li chiamati fantastici. Erano fantastici perché c'era la voglia di nuovo, la voglia di crescere. E ci si ritrova praticamente tutti quelli che hanno vissuto quegli anni con quella forza che ci aveva dentro, che ci spingeva ad andare avanti con entusiasmo. E si parla praticamente della vita di allora, della voglia di vivere, della voglia di crescere, della voglia di nuovo. Si parla della televisione, si parla dei locali, della musica. Si parla di quello che si faceva in quegli anni perché c'era questa voglia di fare. Io parlo di Jesi perché Jesi è stato lo scenario della vita mia di quegli anni. La Jesi, una Jesi che non c'è più, o perlomeno è cambiata in maniera radicale. Una Jesi dove ci si incontrava una volta per il corso, ma sì, anche oggi vanno per il corso i ragazzi, si vanno a fare lo struscio, vanno a fare... Però era diverso, ci si conosceva tutti, e avevamo tutti la voglia di vivere con semplicità comunque, non c'era questa voglia di avere tutto, di non accontentarsi mai, non c'era niente, non c'avevamo niente, però passavamo le giornate, non so, per il corso, sotto le logge, ascoltavamo la musica che si ascoltava magari dal negozio del disco, della casa del disco. Che stava a fianco al Teatro Pergolesi, la prima vera casa dove si poteva acquistare i dischi. In quegli anni la musica per noi era una cosa molto importante, quindi ci trovavamo insieme così, giusto per andare ai giardini, come ci vanno anche adesso, però era diverso il modo di approcciarsi a queste situazioni. Una presentazione particolare in cui non sono mancate le note musicali del tempo a suon di Beatles e la lettura di qualche brano del libro, commentato poi dallo stesso autore e da Giovanni Filosa.